Ringrazio il Presidente del Senato che anche quest'anno ha voluto ospitarci in una cornice ancora più elegante come la Sala Zuccari. Noi eravamo abituati alla biblioteca che è altrettanto bella, ma qui siamo, diciamo, nel cuore di una storia gloriosa di questa istituzione. Non vorrei salutare uno per uno perché poi, comunque, ovviamente ringrazio il Presidente dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti e il collega Balducci, amici impegnati con noi in una difficile fase di transizione da una gestione di un certo tipo ad un'altra. Ringrazio tutti i presenti, in particolare dovrebbe arrivare Gabriele Del Torchio che è bloccato sul raccordo, il professor Siracusa che è uno, mio compagno di scuola, ma è uno dei massimi esperti di diritto comunitario esistente, quindi palermitano pure lui. Ma non perché questo diciamo, ci dia un titolo particolare, è una pura casualità. Noi presentiamo anche quest'anno un rapporto articolato, saluto anche tutti i componenti delle compagnie, degli aeroporti, insomma non me li fate dire uno per uno perché insomma sono tanti e sono tutti ben graditi. Presentiamo un rapporto che diciamo quest'anno è un po' ridotto perché abbiamo chiesto quattro relazioni, una mia di introduzione generale, una del direttore generale Alessio Quaranta, cui auguriamo una riconferma che pare sia in corso, perché è importante una continuità di gestione di questo ente, e poi una del vice direttore generale sui rapporti con l'industria e sulla nuova fase di sperimentazione degli aerei a pilotaggio remoto e dell'accordo che abbiamo fatto con gli Stati Uniti per la ricerca nella materia dei voli suborbitali, che sono due temi di altissima importanza. Naturalmente io mi limito soltanto a due dati che fornisco al Presidente Grasso. Il primo, lui l'anno scorso è venuto, era forse il mio ultimo anno, però adesso mi hanno rinnovato di nuovo perché c'è questa consuetudine in Italia, come dice Oliri, di tenere le persone incapaci al loro posto e quindi è successo anche a me. Diciamo, no? Due dati, il primo che da 15 anni l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, che è la Civil Aviation Authority riconosciuta dal Trattato di Chicago e dalla ICAO, cioè dall'Organizzazione dei 191 Stati che fanno parte della regolazione tecnica a livello internazionale, è inattivo, cioè produce avanzi di amministrazione che finora ammontano per il totale dei 15 anni a 600 milioni che noi restituiamo al Ministero delle Infrastrutture per investimenti negli aeroporti. È una valvola importante in una fase di crisi finanziaria e sono lieto di dire anche alla presenza del nostro controllore della Corte dei Conti, ah ecco Gabriele, arrivato Del Torchio, che siamo in attivo. Secondo, per la sicurezza che è la missione principale affidata all'ENAC, questo il 2013 è stato l'anno migliore nella storia dell'aviazione civile, a livello internazionale, nel senso che il numero di incidenti con vittime si è molto ridotto, il saldo generale di Stati Uniti ed Europa è di 2.1 incidenti mortali per 10 milioni di voli, che quindi una cifra altissima, per gli Stati Uniti di 2 per l'Europa. Per l'Italia, non lo voglio dire perché ogni volta c'è, come dire, per l'Italia siamo a 12 milioni di voli con 0 incidenti. Quindi è chiaro che noi dobbiamo tutti quanti, a parte gli esorcismi, aumentare gli sforzi per mantenere un livello che statisticamente è addirittura impensabile. E per questo l'invito che noi facciamo a tutti, le compagnie aeree, i vettori, in particolare l'ENAV, che appunto oggi qui ci parlerà. Purtroppo il 2014 è stato funestato da un incidente in Malesia che è dovuto probabilmente a una scarsa copertura radaristica che adesso appunto l'ENAV ha acquisito come commessa, dovrebbe farlo. Questi due dati, l'attivo di bilancio e il dato sulla sicurezza, mi spingono a dire sommessamente che l'Ente Nazionale di Aviazione Civile ha un ruolo preciso all'interno del sistema amministrativo italiano. Siccome io ho letto l'ultimo libro di Cassese e c'è in effetti in Italia una fuga costante dallo Stato, siamo passati dai ministeri agli enti pubblici, dagli enti pubblici non economici agli enti pubblici economici, dagli enti pubblici economici alle società per azioni, una delle quali è appunto l'ENAV che adesso è in fase di privatizzazione, e poi alle autorità indipendenti. Io vorrei che fosse chiaro che l'autorità indipendente ha un suo spazio, che è quello della regolazione economica.
e anche quello della garanzia dell'apertura dei mercati. Devo dire che questo italiano è il quarto o il quinto mercato al mondo per apertura. Abbiamo 240 compagnie operanti in Italia e questo ha fatto nascere qualche problema. Dicevo scherzando poco fa che mentre sulle rotte intercontinentali in monopolio si guadagna, nelle rotte europee in concorrenza si perde quasi tutti, almeno le grandi compagnie. C'è chi ci guadagna perché Ryanair e EasyJet riescono a guadagnare, anche Volotea. Quindi bisogna che ci sia un riadeguamento generale. E in particolare per quanto riguarda l'Italia, l'idea di una presenza di una grande compagnia del Golfo che ha grandi mezzi finanziari, grande visione e grande capacità anche operativa, per noi è un elemento molto positivo e abbiamo tenuto ferma la nostra capacità di controllo sui conti di Alitalia, che peraltro sono a posto, proprio perché c'è questa trattativa in corso che il governo ha seguito direttamente e che quindi noi ci auguriamo abbia uno sbocco positivo. Il quadro, mi permetto di dire, Presidente, è questo. Bisognerà riordinare tutto, perché quando si introduce un'autorità indipendente, evidentemente tutto deve essere riaggiustato, con un unico obiettivo, e cioè quello di fornire agli utenti, sia dell'autorità che dell'ENAC, il massimo di garanzie in ordine ai tempi e alla certezza. Quindi, per la regolazione tariffaria, io aspetto direttive dal Governo, dal Ministro, dal Presidente del Consiglio, da chi, che ci dica come dobbiamo regolare i rapporti, perché noi approviamo e non possiamo non farlo i piani di sviluppo degli aeroporti, l'obbligo degli investimenti, che è una garanzia perché non ci sia un decadimento del nostro sistema. L'autorità approva le tariffe, per me la soluzione più semplice, l'ho detto all'Avvocato Di Palma e anche lo dico anche a Giacomo Aiello, sarebbe che noi approviamo i piani di investimento, li trasmettiamo all'autorità perché sono un costo di cui va tenuto conto nella definizione della tariffa. Peraltro esiste una norma che dice che nelle delibere strategiche del Consiglio d'amministrazione dell'ENAC il Ministero Vigilante ha 20 giorni di tempo per acquisire eventualmente il parere anche dell'economia. Questo semplificherebbe molto, però non mi azzardo perché diciamo, è molto diseguale in Europa questa situazione. L'ultimo rapporto di Steve Davis dice che praticamente solo l'Italia ha dato queste competenze all'autorità dei trasporti, perché tutti gli altri le hanno date alle autorità di aviazione civile già esistenti. Però, voglio dire, l'ho fatto la Spagna, la Francia addirittura lo fa con il Ministero, cioè a proposito di indipendenza, cioè il direttore generale dell'aviazione civile approva le tariffe. Il Ministero, gli altri hanno istituito Independent Supervisor Authority nella persona delle Civil Aviation Authority. Però l'Italia ha fatto questa scelta, noi come Socrate dobbiamo un gallo ad Asclepio, nel senso che obbediamo a questa norma, però chiediamo, e credo che sia lo stesso interesse anche dell'autorità, che ci sia celerità, certezza, perché nei contratti maggiori, quelli per i tre sistemi aeroportuali maggiori, già noi abbiamo registrato che dopo aver fatto le tariffe, e mi permetto di smentire, non è presente Gianni Dragoni, perché non può scrivere che se ci fosse stata l'autorità gli avrebbe dato di meno. Gli abbiamo dato quello che la legge prevedeva, però ottenuto questo, cioè l'aumento tariffario, in modo certo, i tre sistemi aeroportuali hanno fatto un balzo in avanti gigantesco, stiamo parlando di 2 miliardi di investimenti, Fiumicino, per dire l'ultimo caso, è passata da essere in fondo alla classifica per qualità ad avere superato anche Francoforte e il Parigi Charles de Gaulle, e deve continuare così. Lo stesso vale per Malpensa, nonostante tutti i guai, e vale per Venezia. Per tutto il resto del sistema noi non possiamo sentirci dire dagli aeroporti non abbiamo ancora la tariffa, dunque non possiamo fare gli investimenti. Avviso che il compito dell'ENAC è rigidissimo. Noi, se non si fanno gli investimenti nei tempi previsti, procederemo alla proposizione della revoca o della decadenza della concessione, perché non possiamo fare diversamente. Quindi bisogna far presto, perché ci sono alcuni aeroporti che hanno visto scadere le tariffe e non le hanno rinnovate. Io credo che questo è un orizzonte di piena collaborazione. Abbiamo prodotto anche un volume che abbiamo, in cui si è esaminato appunto i rapporti tra ENAC e autorità dei trasporti. Ne vogliamo produrre un altro, perché io penso, lo dico a Giacomo Aiello, bisogna riordinare tutto. C'è un ordine del giorno del Senato in questo senso, abbiamo chiesto alla migliore dottrina, come si dice, sia giuridica che economica, di aiutarci a fornire un quadro anche utile per il legislatore, perché riordinare non significa ricominciare tutto da capo. Finisco con una battuta, e mi perdonerete, ma vedo che ormai lo stile è quello di citare le canzoni, c'è una canzone di Patti Pravo che dice no, no, tu ragazzo non mi butterai tra le 10 bambole che non ti piacciono più. Allora, l'Italia non può creare istituzioni, metterle da parte. Noi non ci facciamo buttare, siamo una bambola internazionale e vogliamo continuare ad essere sempre più corretta, sempre più vicina agli operatori, sempre più in grado di promuovere lo sviluppo del settore aereo, che è un pezzo della promozione dello sviluppo del Paese. Grazie. Presidente, grazie.
Gentili ospiti, è per me un grande piacere ospitare in Senato, in questa sala Zuccari. È già avvenuto varie volte negli anni passati in altre sale, come ha ricordato il Presidente, la presentazione del rapporto annuale dell'Autorità per l'aviazione civile. E desidero ringraziare il Presidente Vito Riggio per avermi dato anche in questa occasione la possibilità di dare un indirizzo di saluto e in questa giornata di riflessione. Lui già ha buttato alcune pietre, ha lanciato alcune pietre sullo stato del trasporto aereo italiano e della nostra aviazione civile. E i risultati del rapporto 2013 sono stati in parte anticipati per grandi linee, ma saranno più profondamente illustrati, rappresentano una preziosa occasione per discutere, analizzare gli andamenti del settore, nonché per riflettere sulle possibili azioni per migliorare il sistema dell'aviazione civile in Italia, elemento essenziale per lo sviluppo sociale ed economico del Paese. L'ENAC ha infatti come missione la promozione dello sviluppo dell'aviazione civile, ha l'obiettivo di garantire al Paese, agli utenti, alle imprese la sicurezza dei voli. Abbiamo sentito questi dati eccezionali e rassicuranti, appunto, in tema di sicurezza. Ha il compito di tutelare i diritti, la qualità dei servizi, la eguale competitività nel rispetto dell'ambiente. Sono competenze estremamente complesse e delicate che l'ente ha sempre saputo perseguire fin dalla sua costituzione con determinazione ed efficacia. In linea con il diritto siamo alla mobilità dei cittadini tutelato dall'articolo 16 della nostra Carta Costituzionale. Diritto che si esprime nella garanzia di un trasporto sicuro e puntuale, in un quadro di progressiva libertà di spostamento delle persone e delle cose. La situazione dell'aviazione civile del nostro continente negli ultimi decenni è profondamente mutata e proprio grazie all'azione normativa dell'Unione Europea. Il mercato oggi è più libero, ci sono più possibilità di dare offerte ai cittadini, di spostarsi, è cresciuta questa capacità di spostarsi notevolmente e quindi di usare il mezzo aereo. Tuttavia questi mutamenti hanno comportato, come sappiamo, difficoltà crescenti alle compagnie aeree, soprattutto nazionali. E proprio in queste settimane è in corso la complessa trattativa che riguarda il principale vettore italiano, l'Alitalia, e l'ENAC può senz'altro fornire, oltre a seguire le trattative, magari qualche suggerimento in relazione alle sue competenze, proprio un contributo positivo anche in questa circostanza. Come illustrato nel rapporto, il 2013, lo ha già anticipato il Presidente Riggio, con riferimento alla sicurezza del trasporto aereo è stato eccezionalmente positivo, con un miglioramento delle condizioni generali e una riduzione del numero totale degli incidenti aerei su scala globale e lo zero assoluto su scala nazionale. Dal punto di vista economico, nell'anno passato si sono continuati a registrare purtroppo gli effetti sfavorevoli della crisi economica. Tuttavia, nella fase negativa del ciclo, che stiamo ancora attraversando in un momento in cui sono ancora molte le incertezze sulla forza della ripresa, che pur si vanno accennando e configurando, fanno ben sperare i dati che descrivono una lieve ripresa, soprattutto negli ultimi mesi. Si tratta di un ridotto incremento, ma deve contribuire a ridare fiducia ad un settore così strategico per il Paese, dal quale dipendono non soltanto il turismo, ma vasti settori produttivi, i quali non possono prescindere dalla complessa rete di infrastrutture legate al trasporto aereo. Le istituzioni rinnovano quindi la loro fiducia nell'azione dell'ENAC e nel consolidamento del suo ruolo, nella convinzione che l'ente, attraverso il suo operato, le proprie competenze,
rimanga presidio della crescita economica e sociale del nostro Paese. Grazie e buon lavoro. Mi scusate se mi chiedo. Te ne vai? Grazie tanto. Arrivederci, piacere. Ringraziamo il Presidente del Senato che naturalmente ha altre incombenze istituzionali e rapidamente direi esaminiamo adesso le altre parti del rapporto. Do la parola ad Alessio Quaranta e poi a seguire a Garbini, a Del Torchio per un saluto. Del Torchio non parla, lo sappiamo. Hai fatto un'intervista però ieri. Vabbè, adesso, ma fai quello che vuoi. Parla a mezzo stampa. No, grazie Presidente, buongiorno a tutti. Mi unisco anch'io ai saluti e ringraziamenti per il Presidente Grasso e per tutti voi che siete intervenuti, aggiungendo anche un saluto particolare a una persona che oggi per motivi personali non ha potuto essere qui con noi, che è il Dottor Paolo Bettinaroli, il Presidente della Fondazione 8 Ottobre, che per motivo personale non è potuto intervenire stamattina, ma del quale volevo portare il saluto e la testimonianza della vicinanza che il Comitato 8 Ottobre ha sempre dimostrato alla nostra istituzione in tanti modi, non ultimo partecipando anche, affiancandoci nell'ultima assemblea ICAO con un contributo in termini di sviluppo delle tematiche della sicurezza che devo dire in questi ultimi anni non ha avuto uguali. Detto questo, il mio compito questa mattina è di annoiarvi con qualche dato. Non posso fare diversamente, spero di essere più indolore possibile. È stato, come diceva il Presidente Riggio, un anno positivo non soltanto sotto l'aspetto della sicurezza, delle operazioni in termini di safety, ma sotto tante altre attività e realtà. Un anno positivo che però vede purtroppo tuttora un effetto della crisi che consolida anche sul 2013 una diminuzione del traffico. Una diminuzione contenuta, ma pur sempre purtroppo una diminuzione. Abbiamo registrato dal 2012 al 2013 l'1,7% di calo del traffico in termini di passeggeri, che riportato in termini di numero di movimenti arriva al 5,6%, il che significa che gli aerei hanno viaggiato più pieni, ma hanno viaggiato meno aerei, come probabilmente ci dirà Massimo Garbini nel suo intervento. Questo ha portato una lieve flessione dei passeggeri su Fiumicino, su Malpensa nell'ordine del 2-3% e su Linate del 2% grosso modo, anche se, come diceva poc'anzi il Presidente Grasso, già nei primi mesi di quest'anno abbiamo registrato un recupero da questo punto di vista e ci auguriamo evidentemente che ciò si consolidi, soprattutto in previsione della stagione estiva che ha sempre dato in questi termini in Italia grandi soddisfazioni nel trasporto aereo. Non è un segreto, siamo un paese a vocazione turistica, evidentemente durante l'estate riusciamo a dare il meglio di noi stessi in questi termini. Per gli amanti della statistica, il vettore che ha trasportato più passeggeri nel corso del 2013 è il gruppo Alitalia con circa 24 milioni di passeggeri e le tratte che hanno visto maggiore frequenza di passeggeri sono la Catania Fiumicino con circa 800.000 passeggeri l'anno, la Fiumicino-Catania con poco meno 770.000 passeggeri e la Fiumicino-Linate con circa 720.000. Per le rotte intracomunitarie abbiamo la Fiumicino-Parigi-Charles de Gaulle con circa 1.100.000 passeggeri, seguita dalla Fiumicino Madrid con 1 milione di passeggeri e la Fiumicino Itro con circa 980.000 passeggeri. Su quelle intercontinentali la palma va comunque sempre alla Fiumicino New York con 600.000 passeggeri, seguita dalla Fiumicino Tel Aviv con circa 600.000 passeggeri. E poi la Malpensa Dubai con 500.000 passeggeri, seguita dalla Fiumicino Dubai sempre con circa 500.000 passeggeri. Questo credo che ci debba dare un segnale chiaro sulla modifica che sta avendo il mercato del trasporto aereo a livello intercontinentale con questa affermazione del traffico nei confronti dei paesi della penisola arabica. Per quello che riguarda molto rapidamente i vari settori di cui ci siamo occupati, parto dai diritti dei passeggeri, dove
abbiamo, al di là di aver contribuito nei gruppi di lavoro a Bruxelles all'elaborazione della revisione del regolamento 261 sui diritti dei passeggeri, che ancora non ha visto la luce perché vede tuttora una difficoltà di coordinamento di testo finale fra la versione approvata in Consiglio europeo e la versione approvata dal Parlamento, che deve ancora vedere qualche limatura. Non so onestamente se questo sarà un tema di cui ci potremo occupare noi nell'ambito del prossimo semestre di presidenza italiana che parte dal 1 luglio, perché ci sono una serie di problematiche che probabilmente la Commissione ritiene premature siano affrontate. Abbiamo però gestito un totale di circa 3.300 reclami, di cui la gran parte sul mancato rispetto del regolamento 261 e una minima parte sul rispetto del regolamento che tutela i passeggeri a mobilità ridotte. Abbiamo poi nel 2013 attivato un'app con accesso multimediale dai vari sistemi informatici portatili, Apple, Android e Windows Phone, con la quale si può accedere a un parco di informazioni immediatamente reperibili sul proprio telefonino su quali sono i mezzi di tutela del passeggero in caso di servizio e quali sono le attività che devono essere svolte e a chi ci si può rivolgere quando questo accade. Credo che questo sia un segnale importante nei confronti dei passeggeri da parte dell'ENAC. Mi piace ricordare, lo faccio ogni anno, lo so che in questo sono monotono, ma vorrei comunque ribadirlo ulteriormente, noi siamo stati il primo paese in Europa a dotarsi nel 2000 di una carta dei diritti dei passeggeri aerei, ancor prima della Commissione europea che uscì con la carta dei diritti del passeggero nell'anno del 2000-2001, esattamente un anno dopo la nostra elaborazione. Sulla safety il Presidente ha già parlato, citando quali sono i ratei percentuali di incidenza degli eventi aeronautici nel settore europeo, mondiale e in particolare italiano. Io vorrei aggiungere, ancorché lo farà dopo di me l'ingegnere Manasseh in maniera più approfondita, una informazione legata alla approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione nei mesi scorsi del cosiddetto regolamento che gestisce gli APR, gli aeromobili a pilotaggio remoto, che a dispetto delle tante polemiche che può aver suscitato in termini di intervento in un settore in larga espansione economico, ricordo a tutti che il compito istituzionale dell'ENAC, lo ricordava poc'anzi il Presidente Grasso, è quello di garantire la sicurezza dei cittadini in ultima istanza. E oggi ragionare in termini di un settore che vede un particolare incremento di costruzione e commercializzazione di apparecchi anche di notevole dimensione di peso, perché parliamo di apparecchi di più di 25 kg, che non veda una propria regolamentazione in termini di sicurezza, credo sarebbe folle da parte di un'autorità che deve garantire la sicurezza del trasporto aereo e in questo senso la sicurezza dei cittadini a terra. Credo che vada annoverato il fatto che, non vorrei dire una sciocchezza, Benedetto forse mi correggerai, il regolamento dell'ENAC è il terzo approvato in Europa, forse il quarto nel mondo dopo gli Stati Uniti, elemento che ci ha portato ad essere considerati dall'FAA, la Federal Aviation Administration americana, come il paese principale in termini di sviluppo di una relazione bilaterale di elaborazione di normativa sia dei sistemi di pilotaggio remoto che anche dei voli suborbitali. Siamo il primo paese europeo che ha stipulato un accordo di questa portata con gli Stati Uniti e di questo devo dire ne andiamo realmente, realmente orgogliosi. Sempre nell'ambito della safety abbiamo continuato nella sorveglianza delle attività dei vettori in termini ovviamente di monitoraggio delle attività tecniche, sia con le ispezioni SAFA che hanno visto attestarsi in circa 902 ispezioni, di cui circa 500 su operatori comunitari e circa 400 su operatori non comunitari, così come abbiamo continuato l'attività sugli operatori nazionali, con un numero limitato di ispezioni, qui sono circa 213, per il fatto che parallelamente abbiamo varato un programma di ispezione continua e di monitoraggio continuo dell'attività degli aeromobili che ha consentito da un lato di intervenire in maniera più penetrante
nella verifica della sicurezza delle operazioni con aeromobili di compagnie licenziate da noi e dall'altro con la possibilità quindi di ridurre le famose ispezioni SANA che sarebbero le omologhe della SAFA a livello nazionale. Devo dire che i risultati sono stati più che buoni, soltanto in due casi in tutto il 2013 siamo dovuti intervenire con la necessità di mettere a terra un aeroplano per verifiche ulteriori rispetto al ripristino di una situazione di conformità a norma. Questa la dice lunga, come diceva il Presidente Riggio stamattina, sulla garanzia che oggi i nostri operatori danno in termini di sicurezza delle operazioni in Italia. Vado velocemente per non annoiarvi troppo, sugli investimenti infrastrutturali il Presidente ha già dato delle indicazioni, vi risparmio quella che è la procedura evidentemente per arrivare all'approvazione di un master plan aeroportuale, sottolineo soltanto il fatto che evidentemente soprattutto in un settore di crisi economica dalla quale si inizia a vedere in qualche modo la luce, è più che importante riuscire da parte nostra a traguardare il prima possibile le approvazioni dei piani di investimento aeroportuali, non soltanto dei tre aeroporti principali che evidentemente assorbono il 65% del traffico nazionale, ma anche tutti quegli altri aeroporti che possono comunque a quel punto sviluppare investimenti nell'ambito di realtà locali, ma che tanto possono contribuire alla ripresa del settore aeroportuale, del settore del trasporto aereo nel nostro Paese. Sulla regolazione economica, anche qui credo che il Presidente Riggio abbia dato tutte le indicazioni che, o meno per le quali riteniamo di attendere da parte dei nostri soggetti vigilanti delle chiarificazioni su come dobbiamo andare avanti. Sicuramente quel che io posso aggiungere a quanto detto dal Presidente Riggio è che sulla base delle indicazioni che il Ministero dei Trasporti ritiene di darci, noi siamo ovviamente come struttura tecnica a completa disposizione del sistema per continuare a mettere a disposizione dello stesso tutta l'expertise che abbiamo accumulato in questi anni, che ci ha portato alla chiusura di contratti di programma per la regolazione dello sviluppo tariffario, che ad oggi coprono circa l'80% del traffico nazionale. È chiaro che alcuni di questi si stanno avvicinando alla scadenza naturale e che dovranno vedere la sostituzione con il nuovo sistema. Ribadisco massima disponibilità, la nostra struttura a disposizione dell'autorità per dare tutto il contributo che si riterrà da parte nostra di poter o dover dare. Credo qualche esperimento l'abbiamo già fatto su alcuni casi particolari, mi riferisco a Olbia piuttosto che ad un evento particolare a Pisa, con ottimi risultati rispetto a una facilità di colloquio da questo punto di vista. Sullo spazio aereo non vorrei dilungare più di tanto, perché dopo di me l'ingegner Malasani nel suo intervento darà delle indicazioni. Avrei chiuso con una indicazione rispetto alla necessità da parte nostra di consolidare la funzione non soltanto a livello nazionale ma anche a livello internazionale, dove spesso e volentieri si vanno a definire quelle che sono le politiche di sviluppo del settore aeronautico e che spesso e volentieri, se non si vede la partecipazione diretta dello Stato, poi subiscono le normative che vengono ad essere messe. In questo devo dire che la nostra presenza in ambito internazionale, lo testimonierà dopo di me l'ingegnere Sciacchitano, è particolarmente apprezzata, e tutti noi ci aspettiamo da parte del prossimo semestre di presidenza europea dei risultati che possano lasciare il segno. Grazie. L'ingegner Benedetto Marasà, vice direttore generale, tutti lo sapete. Buongiorno a tutti. Il tema della safety è sicuramente, diciamo, l'elemento più positivo di questo ultimo anno trascorso. Oltre ai dati che sono stati forniti, due giorni fa l'EASA ha pubblicato il suo rapporto annuale, che ricomprende ovviamente le prime indicazioni che erano venute fuori già nel mese di marzo e che, è un piacere dirlo, sono ancora più favorevoli, soprattutto per quello che riguarda, diciamo, l'Europa. In effetti, dai due incidenti per 10 milioni di voli che erano stati, diciamo, la prima indicazione che ribadivano il valore del 2012, nel 2013 siamo scesi ancora. Oggi il rapporto EASA indica 1,8
incidente per 10 milioni di voli, superando ancora una volta e per un altro anno il valore del continente nordamericano, che invece si attesta su 1,9. Questo ci rende orgogliosi, ovviamente, la sicurezza in Europa è ai massimi livelli. Non dobbiamo però abbassare la guardia, come è stato detto. L'incidente di quest'anno della Malaysian Airlines, ancora misterioso perché non si riesce a capire come mai un aereo possa sparire dal controllo radar e soprattutto non venga più trovato, quantomeno diciamo, nei suoi resti, crea dei problemi diciamo, che vanno sicuramente affrontati a livello globale. Se ne sta occupando l'ICAO, che qualche giorno fa ha tenuto proprio un panel relativo alla possibilità di migliorare le condizioni per diciamo, il tracking, cioè per l'individuazione della posizione continua dell'aeromobile, e quindi chiaramente diciamo, il sistema della sicurezza deve avere degli sbocchi ulteriori per mantenere i risultati già conseguiti, ma anche in un'ottica di miglioramento. L'auspicato aumento del traffico che tutti pensano avverrà nei prossimi anni, sicuramente diciamo, questo valore eccezionale di 1,9 o 1,8 incidenti per 10 milioni di voli lo deve mantenere, se non addirittura appunto migliorare. Un aumento del traffico significa che a parità di rateo il numero reale di incidenti potrebbe aumentare. Questo chiaramente comporta, come dicevo, una ricerca di soluzioni migliori rispetto diciamo, alla gestione della sicurezza, che non è fatta solamente di aumento delle ispezioni. Non basta soltanto dire ispezionerò di più, vedrò con più frequenza. Il sistema che oggi l'ICAO propone, che tutti gli stati del mondo stanno per adottare o hanno già adottato, è quello del sistema di gestione della sicurezza, il Safety Management System nell'accezione ICAO, dove i valori della performance sono gestiti in termini organizzativi, dove chiaramente diciamo, non basta solamente aspettare l'evento per vedere cosa è successo e per trarne le conseguenze, ma individuare i rischi che ci sono appunto nelle operazioni di volo, nelle operazioni aeroportuali, nello spazio aereo, e saperli gestire in termini di mitigazione prima che ci sia l'evento a volte catastrofico. Questo è appunto l'impegno che tutti gli stati d'Europa in particolare stanno prendendo, anche con l'ausilio dell'EASA, che ovviamente diciamo, è il nostro regolatore e anche l'organismo che verifica se tutti gli stati della Unione Europea e anche diciamo, di quei paesi che si sono associati portano nella loro diciamo, attività tutti quegli elementi di standardizzazione delle ispezioni, di congruità rispetto diciamo, al rispetto della regolamentazione comunitaria, e in definitiva chiaramente uno Stato che possa appunto essere migliorativo rispetto alle condizioni di sicurezza. Noi ci siamo, come Italia, partecipiamo, come è stato detto, in maniera capillare alle varie attività europee, siamo membri di quasi tutti i gruppi di lavoro diciamo, che non solo fanno la regolamentazione, che ripeto ormai è quasi tutta a livello comunitario, ma gestiscono proprio tutti questi processi di rinnovamento rispetto alle condizioni di verifica del trasporto aereo. E non solo, in ambito italiano, oltre all'applicazione dei regolamenti, ci muoviamo in un'ottica diciamo, di collaborazione con l'industria, proprio per intanto essere presenti, ma anche per sostenere l'industria italiana. Voglio citare due progetti che sono stati sviluppati in particolare nel 2013. Uno è quello del sostegno allo sviluppo, alla commercializzazione, in termini ovviamente di emissione del certificato di navigabilità, del velivolo Sukhoi Superjet 100, frutto di una collaborazione tra la Lenia e l'industria russa Sukhoi, che diciamo in Italia viene completato, riceve la livrea finale, oltre che la configurazione finale, e viene esportato con un certificato di navigabilità italiano. L'altro riguarda il sostegno che noi stiamo dando all'altra grande industria nazionale di produzione, che è appunto l'Agusta, nella
fase di realizzazione, soprattutto anche a livello normativo, della normativa appunto per il tilt rotor. Oggi questo argomento è in mano all'ICAO, che sta per predisporre tutti gli strumenti normativi per fare in modo appunto che il tilt rotor veda la luce in termini anche, diciamo, di non solo regolamentari, ma anche, diciamo, di possibilità di essere prodotto, e noi siamo presenti proprio supportando la industria nazionale in questo contesto. Si è parlato anche di ulteriori due strumenti operativi che stiamo mettendo in atto. Uno è il regolamento appunto sugli APR di recente emissione, è un settore che andava regolato, come è stato detto. Guarda caso, diciamo, in questi giorni sono apparsi sui siti le prime immagini di incidenti con i droni anche sul nostro territorio, quindi non è diciamo soltanto un'attività che va sviluppata ma va regolata. È caratteristica, diciamo, il caso di un drone che anche di una certa dimensione, una certa consistenza. Non è importante il peso in questo caso, in termini ingegneristici è l'energia che si sviluppa, diciamo, dal volo del drone che può creare danno. Ecco, il caso che avete visto tutti quanti di un apparecchio, un multirotore che finisce sui tavolini di un bar perché non per suo difetto intrinseco probabilmente, ma perché chi lo manovrava non aveva sicuramente, diciamo, le caratteristiche, le capacità, le conoscenze per poter manovrare appunto un oggetto che si muove a poche decine di centimetri in qualche caso, diciamo, dalla testa delle persone. Ecco, questo è un altro diciamo, progetto che noi stiamo sviluppando e sul quale chiaramente durante quest'anno stiamo facendo una serie di iniziative, stiamo attuando una serie di iniziative, soprattutto di collaborazione con i vari tavoli industriali, operativi, della sicurezza, della privacy, proprio per fare in modo che anche questo nuovo strumento dell'aviazione civile sia gestito in maniera sicura. L'ultimo è l'accordo che abbiamo fatto con l'FAA, siamo stati coinvolti da loro, non ce lo siamo in qualche modo cercati noi, diciamo che l'FAA ha voluto stabilire un contatto diretto con l'ENAC, l'FAA negli Stati Uniti è l'ente, come sapete, della regolazione e della sorveglianza dell'aviazione civile, le cui competenze recentemente sono state estese anche allo spazio, in particolare, diciamo, al rilascio della licenza per tutti i voli che non sono di Stato. Quindi continua la NASA a essere l'ente chiaramente di gestione dei voli diciamo orbitali, ma i voli suborbitali e comunque tutti quei voli che non hanno come oggetto il trasporto governativo vengono autorizzati dall'FAA. Ecco, si apre uno scenario, direi, affascinante per l'Europa e per l'Italia, quello di poter eventualmente anche ospitare sul nostro territorio nazionale una sperimentazione che riguardi proprio i voli suborbitali. Negli Stati Uniti è già realtà, ci sono delle industrie che stanno producendo dei prototipi. L'accordo con gli Stati Uniti, che ci vede coinvolti insieme strettamente con l'aeronautica militare, potrà portare la possibilità di diciamo, sviluppo in termini nazionali, e per questo anche i nostri siti, in particolare, diciamo, quello di Grottaglie, su cui l'ENAC sta collaborando con la Regione Puglia per diciamo, la creazione di una piattaforma integrata per l'attività di sperimentazione, potrà diventare eventualmente, diciamo, il nostro punto di base per un ulteriore sviluppo dell'aviazione civile. Grazie. Bravo. Adesso Salvatore Sciacchitano, che è uno dei rari casi di italiano al vertice di un'organizzazione che non è soltanto dell'Europa comunitaria ma comprende 44 paesi. Lui è il segretario esecutivo e noi gli facciamo i complimenti per il lavoro che ha svolto e siamo orgogliosi che appunto oggi possa parlare qui a nome dell'intera ECAC. Grazie mille Vito. Sì, in effetti ho contribuito al rapporto 2013 dell'ENAC perché l'autorità dell'aviazione civile italiana è un pezzo di un sistema globale. È stato detto prima, il trasporto aereo è un sistema globale ovviamente, ma anche le autorità sono parte di un sistema globale, a livello mondiale ICAO e a livello europeo
ECAC e poi gli altri organismi. Consentimi di dire due parole, cos'è l'ECAC? Perché questa ECAC è la più sconosciuta degli organismi internazionali dell'aviazione civile europea, ma è la più anziana perché è nata nel 1955. È una sorta di think tank dell'aviazione civile dove tutti i direttori generali elaborano e hanno elaborato quasi tutte le innovazioni che sono state realizzate in Europa in questi ultimi 60 anni e poi vengono trasformate in realtà da un sistema di legislazione comunitaria o quant'altro. Eurocontrol, il GIE, quindi poi l'EASA, i diritti dei passeggeri, compreso quello che diceva prima Alessio Quaranta, quando nel 2001 fu adottata la Carta dei diritti dei passeggeri, ancora non c'era la normativa comunitaria, ma forse per Luigi Di Palma si ricorda che tornando da Lisbona, da una riunione dell'ECAC, l'ECAC adottò il modello di Carta dei diritti dei passeggeri e poi l'ENAC, essendo una delle autorità più avanzate, la implementò quasi immediatamente. Nella mia relazione contribuisco con alcune informazioni a livello globale, europeo e poi con qualche riflessione a livello nazionale. Credo che sia importante perché tutto l'analisi del rapporto e della vita del trasportatore italiano non può prescindere da un quadro ovviamente internazionale. Cosa è successo nel 2013 al mondo? Innanzitutto si sono superati 3 miliardi di passeggeri, che è un qualcosa di rilevante. Il trasporto aereo diventa sempre più un fenomeno, oltre che di massa ovviamente, sempre più ampio e globale. Quest'anno si avvia ad assorbire circa 3 miliardi e 300 milioni di passeggeri. In ambito europeo circa 850 milioni di passeggeri, poco meno di un terzo, 33 milioni di voli. E chi ha, come dire, ancora remore sulla sicurezza, si consideri quanto significa 33 milioni di voli nel mondo. Ogni giorno sui nostri cieli in Europa viaggiano circa 27.000 aerei, 27.000 voli. In termini incrementali, a livello globale nel 2013 si è avuto un incremento di circa il 5%, che non è male in un contesto di crisi economica ancora latente, anche se in via di recupero. Questo 5% ora parte è una statistica media a livello mondiale, classico pollo di Trilussa, perché poi se si va a guardare chi guadagna di più e chi perde, abbiamo già in Europa un più 2,8, quindi qualcosa meno. Alessio Quaranta ha detto che in Italia si è andati sotto. Chi guadagna? Medio Oriente ed Estremo Oriente. Medio Oriente ed Estremo Oriente, addirittura il Medio Oriente con un più 11,2%. Nonostante questo, ancora l'Europa mantiene comunque un market share alto, di circa il 38% dell'intero trasporto aereo. Comunque c'è una, come dire, costante, come dire, spostamento degli assi verso altre regioni. Questo lo vedremo anche sul piano del fattore economico. Dicevo, in Europa più 2,8%, ma ancora anche in Europa c'è un altro pollo di Trilussa perché non tutti hanno beneficiato nella stessa misura. A livello comunitario si ha un più 1%. A livello non comunitario europeo, quindi paesi ECAC che non sono membri della comunità europea, più 9,6%, con alcune punte dell'ordine del 13-14 con Turkish e quant'altro. E quell'incremento a livello europeo, comunque, il più 1% a livello comunitario, non è un incremento derivante da un traffico incrementato, ma è un incremento di capacità di traffico, di riempimento, di fattori di riempimento degli aeromobili. L'Italia in questo quadro si va a ritrovare come traffico passeggeri a più 5% in ambito comunitario, ma al quinto posto in ambito comunitario, sesto in ambito ECAC, sopravanzato dalla Turchia, e l'Italia al nono posto con numerose purtroppo compagnie che la sopravanzano. Risultati macroeconomici. Allora, il trasporto aereo a livello mondiale contribuisce con l'1% del PIL mondiale, muove 58 milioni di posti di lavoro, genera utili per circa 10,6 miliardi di dollari, erano previsti un po' di più, poi sono andati in calo, ma mantiene un margine netto basso. 2013 è stato l'1,8%. Quindi questo indica che, ma questo è un fatto noto, l'1,8% l'anno scorso è stato grande, l'anno prima era sotto l'1,07 eccetera eccetera, è stato negativo per diversi anni. Cioè la filiera, e questo a livello globale,
la filiera del trasporto aereo non guadagna in maniera, come dire, non dico uniforme perché proprio il termine è improprio, ma nemmeno vagamente omogeneo. C'è chi guadagna di più, c'è chi guadagna investendo molto, con risorse rilevanti, decisamente meno. Spesso si fa il raffronto con gli aeroporti, ovviamente, però va detto anche un'altra cosa. Non è che tutti gli aeroporti fanno utili come si può pensare. Il 50% degli aeroporti al mondo perdono. Ma questo perché gli aeroporti svolgono anche altre funzioni, che non sono soltanto funzioni di business, ma sono funzioni di carattere sociale, eccetera, eccetera. Allora, se dicevo l'1,8% il margine netto nel 2013 per le compagnie aeree, anche lì, se andiamo a guardare a livello europeo, si ha un più 1% delle compagnie europee. Chi guadagna di più? Ovviamente Medio Oriente ed Estremo Oriente. Facendo un raffronto di carattere un po' più pragmatico, la IATA e l'AEA, l'Associazione Europea dei Vettori, ha calcolato che per i vettori americani loro guadagnano circa 4 dollari, 3 euro a passeggero, che non è malaccio. A livello europeo guadagnano circa un euro a passeggero, che è dell'ordine di un caffè. Quindi questo è il guadagno medio di tutte le compagnie dell'associazione AEA in Europa. Chiaramente in Italia mi pare il caffè ce lo si mette, ma questo stiamo parlando di medie. Quindi. Cambiato anche qualcosa, sicuramente molto, nella composizione di traffico. Cioè il traffico business, che era quello remunerativo, diminuisce. Se nel 2007 si assume parametro 100, il traffico business scende a 67 nel 2013, mentre viceversa quello economy sale da 100 a 106, quindi in 5 anni c'è una divaricazione, una forbice tra il traffico passeggeri, business e traffico passeggeri, economy. Due considerazioni finali prima di... Allora, la prima è: se l'Europa perde a livello complessivo, perde, guadagna meno, comunque in ogni caso non si riesce a confrontare, non solo con il Medio Oriente e l'Estremo Oriente, come ho detto, ma nemmeno con gli Stati Uniti d'America, quali possono essere le cause. Nel rapporto riporto dati che sono dell'AEA, secondo il quale innanzitutto, nonostante un processo di aggregazione forte che c'è stato nel decennio, ci sono ancora in Europa circa 450 compagnie aeree. Se si raffronta questo dato con il dato degli Stati Uniti e Canada, quindi la parte, diciamo grosso modo traffico equivalente, le compagnie aeree in quell'area, solo in quella regione, sono 190. Quindi c'è un fattore di frammentazione. Nella nostra regione, ribadisco a livello europeo, sicuramente ancora forte, ampio, rispetto alla regione Nord America. Un altro dato, credo abbastanza significativo, accennavo del processo di aggregazione che in Europa c'è, negli Stati Uniti e Canada, le 5 top 5, le 5 compagnie principali di americane e canadesi, hanno un market share del 69%. Le 5 principali compagnie europee 45%. Quindi è ancora evidente che questo consolidamento è debole e non c'è altra strada che non quella del consolidamento. Quindi, in poche parole, in conclusione, guardando questi dati, sicuramente c'è una debolezza dell'Europa. Sicuramente c'è un modello di low cost, business low cost, aggressivo e maggiormente aggressivo che di altre regioni. Sicuramente c'è un problema di consolidamento ancora in progress. C'è un altro elemento che anche nel mio ruolo in ambito ECA che di CAO abbiamo affrontato, che la competizione non è sullo stesso piano a livello globale, nel senso che ci sono alcune regioni che ancora hanno delle condizioni di privilegio rispetto a finanziamenti, rispetto a condizioni, diciamo, di accesso al mercato, che non sono più consentite qua in ambito europeo e direi anche in ambito nordamericano. Una informazione che è apparsa sul New York Times qualche giorno fa, non mi pare ripresa da parte della stampa italiana,
e smentita dalla diretta interessata, per cui non farò il nome della compagnia medio orientale, ma verisimile per il dettaglio delle informazioni, era che una compagnia di medio orientale acquisirebbe un prestito di 3 miliardi di dollari a zero interessi e con restituzione a partire dal 2027. Ripeto, non è una notizia, è verisimile perché è stata smentita, purtroppo questo è un elemento abbastanza verisimile. Fin quando non ci sarà a livello globale, e purtroppo non lo possiamo considerare a breve termine, un level playing field, come si chiama, cioè condizioni di competizioni omogenee, effettivamente per l'Europa continuerà ad essere dura. Io vi ringrazio per l'attenzione e spero di non avervi appediato per queste numerosi dati. Grazie. Grazie, credo che quest'ultima riflessione la consegniamo all'autorità di regolazione dei trasporti, perché il sistema europeo di ampia liberalizzazione oggi si confronta con paesi in cui non solo non c'è la liberalizzazione, ma c'è il monopolio e addirittura, se fossero vere queste informazioni, un sistema di sostegno alle compagnie che non può che travolgere il sistema europeo se non si apprestano, come dire, qualche misura che io non oso neanche suggerire in presenza appunto di persone ben più competenti di me. Adesso abbiamo tre interventi, tutti e tre importantissimi, perché Massimo Garbini è praticamente il, a parte che tutti sapete che è l'amministratore unico di Enel, ma è per l'ENAC il gemello, diciamo, è il responsabile della sicurezza in volo, così come noi siamo responsabili delle infrastrutture, c'è una forte integrazione. E peraltro c'è in questo momento un interessante processo di privatizzazione, per cui gli chiediamo di intervenire su questi due aspetti, sicurezza e che cosa ne sarà dell'ENAV, perché fa parte del ragionamento generale che vogliamo fare di ricostruzione del sistema. Poi, in rappresentanza a questo punto, devo dire, mi dispiace, degli aeroporti, perché Fabrizio Valenzona, Presidente, oggi aveva un impegno bancario a Milano e quindi noi sentiremo per tutti gli aeroporti il principale aeroporto italiano, che è Fiumicino, e poi Gabriele Del Torchio che farà quello che farà, quello che vorrà, cioè, perché per ora è impegnato in una fase, no, no, so che se, quello che saprà fare, io amo dire che insomma in questa fase la gestione della compagnia Alitalia ha avuto il vantaggio di avere una persona equilibrata, competente e con i nervi a posto, perché certamente è una trattativa talmente complessa che non a tutti sarebbe stato facile affrontarla. Quindi, prima Massimo Garbini, che metterà il radar in Malesia, diciamo che basta, non c'erano. Basta radar, ne abbiamo messi troppi. Buongiorno a tutti, grazie Presidente. Prima osservazione, se mi consentite, un po' di ambiente. Ringrazio Salvatore Sciacchitano perché finalmente so con chi me la devo prendere per la esistenza di Eurocontrollo, per cui è lei cacca che l'ha stabilito e definito, a parte gli scherzi. 2013 è stato un anno di particolare soddisfazione per ENAV, lo abbiamo sempre detto in maniera un pochino forse sommessa perché non ci piaceva dircelo, però insomma siamo il più performante service provider d'Europa, a livello di Safety abbiamo contribuito a quei risultati straordinari che ci ha appena raccontato sia il Presidente che il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale dell'ENAC. Abbiamo un livello di puntualità al 100%, di fatto il network italiano non attribuisce ritardi dovuti al servizio di controllo del traffico aereo, evidentemente i ritardi per meteorologia o problemi infrastrutturali aeroportuali il passeggero li sente, ma non ci sono motivazioni di carattere diretto da parte del service provider. Abbiamo per il secondo anno consecutivo, nonostante quella crisi che il settore ha vissuto comunque per la riduzione dei movimenti, noi ricordiamo sempre e parliamo di movimenti e non di passeggeri, c'è stata una fortissima riduzione del numero dei movimenti, soprattutto a livello domestico, parliamo di quasi il 10% di riduzione del numero di movimenti. Nonostante questo, ENAV ha preso il target della performance economica, garantendo un'efficienza economica di circa il 3% a tutto il sistema. E di fatto le tariffe di carattere di rotta, che sono le tariffe che pagano i vettori per il servizio che noi forniamo in rotta di sorvolo, che sono quelle più remunerative per quanto ci riguarda, le abbiamo mantenute stabili negli ultimi due anni e li stabiliremo ulteriormente nei secondi anni, visto che garantiremo una spalmatura degli i soldi che dovremo riprendere dalle compagnie nel corso degli anni, quindi la garanzia che le tariffe di rotta saranno mantenute. Un impatto sull'ambiente che forse
A volte ci dimentichiamo, ma noi veniamo misurati anche per il livello di impatto sull'ambiente. ENAV ha garantito una flight efficiency molto importante, che se volete in termini di anidride carbonica emessa parliamo di migliaia di tonnellate di CO2, ma se la volete riportare poi a livello un po' più economico parliamo di circa 12 milioni di carburanti risparmiati grazie agli interventi solamente del 2013. Abbiamo di fatto sostituito l'aeronautica militare all'inizio di questo anno sugli aeroporti di Ciampino e Villafranca, quindi insomma, questo è quello che noi abbiamo fatto dal punto di vista della qualità del servizio, per cui ci sentiamo estremamente orgogliosi e soddisfatti del lavoro fatto. Il sistema paese dal punto di vista del traffic management è sicuramente un punto di riferimento per l'Europa, con una leadership molto importante dal punto di vista della presenza europea da parte sia dell'ENAC che la parte nostra. Lavoriamo molto bene il sistema, assolutamente in maniera coordinata. Però parliamo anche di qualche attività che poi sfocerà nella privatizzazione. Le attività economiche della società, cioè il bilancio 2013 dell'azienda. Credo che dire che è stato un bilancio di grande soddisfazione sia limitativo. Noi abbiamo fatto negli ultimi 2 anni più che raddoppiato l'utile dell'azienda, nonostante il mercato sia in flessione, e soprattutto non godiamo più del beneficio del sistema e del regime di cost recovery, cioè quando fino al 2012 tutto ciò che noi spendevamo lo potevamo riversare in tariffa. Oggi dobbiamo avere appunto un rischio di azienda, lo condividiamo con le compagnie aeree, secondo se il traffico va bene o fa male. Nonostante tutto abbiamo più che raddoppiato l'utile, il 2013 in particolare si è chiuso con un bilancio in utile di più 50,5 milioni di utile che dovremmo ancora approvare in assemblea, ma insomma questo è il progetto di bilancio che porterò in assemblea, che mi sono auto approvato in qualità di amministratore unico. Abbiamo fatto molti interventi nel settore in questo anno, il 2013, a supporto del sistema. Mi piace citare su tutti, abbiamo di fatto, come ho detto, stabilizzato le tariffe di rotta, ma soprattutto abbiamo fatto un intervento importante mettendo risorse autonome nel sistema a supporto delle tariffe di terminale che pagano i vettori. Nell'ultimo quadrimestre 2013 abbiamo investito circa 20 milioni sul sistema garantendo alcuni risparmi, ovviamente non sono stati la soluzione, è un piccolo contributo, ma insomma un contributo che noi riteniamo estremamente significativo. Nel corso del 2014, all'inizio di quest'anno, quindi fine anno 2013, insieme all'ENAC e al Ministero abbiamo di fatto definito qual è il nuovo sistema di tariffazione sugli aeroporti, creando 3 fasce esattamente in linea con quelle che sono i dettami europei, e anche nel 2014 prevediamo un intervento stimato, perché ancora non abbiamo i consuntivi, stiamo solamente all'inizio, ormai sono passati già 5 mesi, insomma c'è un contributo che ENAV metterà nel sistema di circa 25 milioni di euro. Tutto questo a riduzione delle tariffe aeroportuali per cercare di garantire il mantenimento in vita del settore, garantendo un piccolo aiuto alle compagnie che volano nello spazio aereo italiano e perché no agli aeroporti, perché poi se le compagnie riescono ad andare anche su aeroporti a basso traffico, dove le nostre tariffe dovrebbero essere un po' più alte, insomma crediamo che sia il nostro contributo fattibile al sistema. Abbiamo anche in questo tipo di attività a supporto del sistema messo in piedi e lanciato nel nostro piano industriale un intervento per la riduzione stabile dei nostri costi sugli aeroporti a basso traffico. È un progetto che oggi ha allo studio, dal punto di vista dell'orario di apertura di alcuni aeroporti insieme all'ENAC e alle società di gestione particolarmente interessate. Mi piace solamente dire che noi non vogliamo chiudere gli aeroporti, noi non vogliamo limitare le attività industriali degli aeroporti, vogliamo solamente che i costi sostenuti dalle compagniere su questi aeroporti siano approcciabili, e non tenere gli aeroporti aperti la notte dove i controllori del traffico aereo dormono. Questo, diciamo solamente questo qua, vorremmo contribuire in maniera diretta a questo tipo di intervento. Ovviamente se i gestori ci portassero 80 voli la notte noi saremmo felicissimi, non vogliamo assolutamente bloccare le attività e lo sviluppo industriale di nessun aeroporto, vogliamo solamente che i costi, che tutto il sistema, perché su aeroporti a basso traffico i costi vengono distribuiti su tutte le compagnie che volano in Italia a cost recovery, quindi non è un risparmio di ENAV, è un risparmio del sistema trasporto aereo italiano. Quindi ci auguriamo che venga ben accettato, compreso, forse ci spiegheremo ancora meglio su quello che è il nostro progetto, ma insomma faremo già di nostro per ridurre i nostri costi in maniera stabile e in maniera diciamo permanente.
Molto importante, anche se è materia non proprio industriale, ma lo è di fatto direttamente, abbiamo chiuso da pochi giorni un contratto, il primo contratto specifico del settore del trasporto aereo con il sindacato confederale, e all'interno del contratto di settore del trasporto aereo, questo anche qui abbiamo previsto gli interventi per poter costare di meno, è stata una grande sinergia tra noi e le forze sociali. Siamo molto soddisfatti, va difeso da corporativismi che in questo momento ovviamente si stanno agitando un pochino nella nostra società. Insomma, è molto importante che manteniamo la barra dritta per cercare di garantire lo sviluppo del sistema tutti insieme. ENAV si vuol far carico anche delle problematiche di tutto il sistema, chiuderci nella nostra torre d'avorio di questi 50 milioni di utili. La nostra società è stata in grado di asciugare i costi inutili. Oggi siamo in grado di poter sostenere in maniera diretta il sistema e quindi vogliamo farlo, e anche questo è uno strumento importante per non dover ricorrere ogni anno a mettere soldi che sono poi di fatto gli utili che l'azionista giustamente cerca di riportare a casa. Per quanto riguarda gli investimenti, abbiamo aperto una grandissima finestra sul mondo che purtroppo l'incidente dell'Air Malaysia ha messo in forte evidenza. ENAV è, insieme alla FAA americana, ma soprattutto insieme a NAV Canada, che è il più grande service provider al mondo, e la Iridium Satellite, il primo service provider che avrà una sorveglianza satellitare di navigazione. Quindi compagnie e service provider potranno dal 2018 in poi usufruire dei segnali di sorveglianza che viene da una tecnologia che si chiama DSB, che invece di metterla sulla Terra la mettiamo sul satellite, sembra l'uovo di Colombo, così non è, una costellazione di 66 satelliti messi a bassa quota che garantiranno lo sviluppo di rotte sul polo, sugli oceani, raddoppiando la capacità, e sui deserti, dove oggi purtroppo la sorveglianza non esiste. Ricordo a tutti che il 90% del globo terrestre, anzi terracqueo, si diceva quando andavamo a scuola, non è coperto da sorveglianza radar, perché le antenne radar in mezzo all'oceano, sui poli e sugli deserti non si possono mettere. Non accadrà più quello che è accaduto all'Air Malaysia, non accadrà più quello che è accaduto all'Air France, Rio de Janeiro, Parigi. Si vedranno sempre gli aerei. Ecco, ENAV, l'Italia ha comprato un'infrastruttura satellitare, un investimento di 60 milioni di dollari, e oggi saremo tra coloro che potranno vendere questo servizio a tutte le compagnie e tutti i service provider del mondo. Non è un business da poco. Abbiamo continuato lo sviluppo commerciale, siamo stati scelti da Dubai Airport per sviluppare le nostre le procedure di avvicinamento e di partenza dal nuovo aeroporto di Dubai. Non è un aeroporto, mi sembra, di ultima generazione, è il cuore del mondo del trasporto aereo in questo periodo, e soprattutto ci stiamo confermando a Kuala Lumpur, e stiamo per prendere, probabilmente incrociando le dita, la seconda commessa in quel paese, diventando ormai di fatto i consulenti più importanti del Ministero dei Trasporti. Non dico altre attività commerciali, perché incrociando le dita, finché non le porti a casa i contratti, è sempre bene tenerci, ma siamo estremamente favorevoli, perché nel piano industriale dell'azienda, e qui entro nel tema in cui mi ha sollecitato il Presidente, c'è uno sviluppo commerciale importante che andrà a compensare quello che è l'efficienza economica che stiamo puntando, a cui stiamo puntando nella parte regolamentata della nostra azienda, quindi la fornitura dei servizi del traffico aereo nello spazio aereo nazionale e sugli aeroporti nazionali, incrementando il livello di business per poter aumentare i nostri ricavi. E questo ha fatto sì che il governo ha deciso di privatizzare la nostra società almeno al 49%, fino al 49%, vedremo a brevissimo, a giorni ci sarà la decisione dell'azionista, quindi il Ministero dell'Economia sceglierà tempistica, ma ormai il commitment credo che Giacomo possa confermare di estrema volontà di chiudere entro l'anno la parziale privatizzazione. Per quanto mi riguarda, in questo ambito credo quello che sia importante è confermare ciò che ho detto anche nelle due commissioni trasporti, sia al Senato che alla Camera. Il sistema non soffre della eventuale parziale privatizzazione della società per più di un motivo. Primo di tutto, perché il governo ha deciso di privatizzare non più del 49%, quindi la maggioranza rimane comunque in capo al Ministero dell'Economia, quindi al governo e allo Stato italiano, e quindi tutte le attività di supervisione tecnica, in modo particolare, che l'ENAC per quanto ci riguarda mette in campo, saranno mantenute, non ci sarà nessun tipo di dubbio. Ci sono degli esempi mondiali di grandissimo livello, il più grande service provider si chiama NAV Canada, è 100% privato, quindi anche lì non c'è problema di difesa aerea, non c'è problema di sovranità nazionale, non c'è problema di sicurezza. È interesse prioritario di chi investe in una società come ENAV, ad esempio, non avere incidenti, e quindi investire
in sicurezza è uno dei suoi principali obiettivi, quindi non c'è questo tipo di rischio. C'è un altro service provider, non certo proprio secondario, si chiama NAS, sono gli inglesi, loro anche loro sono privatizzati, i risultati sono ormai 15 anni, sono di estrema soddisfazione, grandi prestazioni, economie, buoni rapporti con i clienti e c'è un cambio della mentalità. Cosa vediamo noi nella privatizzazione? Una grossa spinta all'industrializzazione del settore, una grossa spinta all'aiuto a tutto il settore, ci spingerà ulteriormente un azionista a asciugare i nostri costi, noi l'abbiamo già fatto negli ultimi 2 anni, come abbiamo visto altrimenti i risultati dei bilanci non sarebbero stati così importanti, perché noi non abbiamo aumentato i ricavi per fare quei bilanci, abbiamo diminuito i costi, il che insomma la dice lunga. Oggi che la molla è carica, che sembra che il traffico si stia riprendendo, noi registriamo, così contribuiamo, nei primi 5 mesi circa 2,5 punti di aumento di movimenti, devo dire tutti i sorvoli intercontinentali e internazionali, il traffico domestico continua ad essere particolarmente in difficoltà, ovviamente parlo di carattere nazionale, no? Al Fiumicino stiamo vedendo anche noi un certo recupero importante, ma sempre sui movimenti, noi non sui passeggeri, quindi anche sui movimenti passeggeri, siamo sui movimenti degli aeroplani, anche sul Fiumicino siamo abbastanza flat. Però insomma, quello che posso dire è che la privatizzazione non metterà a rischio le garanzie che il sistema oggi garantisce al trasporto aereo dal punto di vista del traffic management. Anzi, credo che il commitment dell'azienda e di qualsiasi azionista che investirà in questa società, per la quale devo dire c'è un grandissimo interesse dal punto di vista di investitori istituzionali, equity, fondi pensione, fondi infrastrutturali, molte società vorrebbero acquistare, il governo ha messo un picchetto di garanzia per quanto riguarda i conflitti di interesse, quindi credo che quando sarà scelta definitivamente la formula, io l'ho detto più volte, credo che la borsa sia il percorso più trasparente, più bello, dove noi ci piacerebbe anche che ci fosse la partecipazione dei nostri dipendenti, ma insomma sono scelte che stanno in capo al governo e quindi noi ovviamente accetteremo qualsiasi sia la decisione e con entusiasmo la seguiremo. Concludo dicendo, Presidente, a tutti quanti che sto alla fine di un mandato di amministratore unico, quindi posso dire, faccio un consuntivo, non solamente il 2013, posso dire con grande orgoglio che consegniamo a tutto il gruppo dirigente della società una ENAV best in class. Abbiamo in Italia un service provider che è stimato e riconosciuto in tutto il mondo, non in Europa. Abbiamo cariche in Europa grazie alla nostra capacità di fare business, di fare mercato e anche di rendersi conto di quali sono le problematiche di tutto il settore del trasporto aereo. Crediamo di poter consegnare al governo un'azienda che sia moralmente ed economicamente a posto, che è riconosciuta a livello mondiale e che è certamente pronta a ricevere qualsiasi tipo di sfida, a partire da qualsiasi tipo di privatizzazione, anche se questa dovesse passare per la borsa. Grazie a tutti. Grazie. Lorenzo Lopresti, che tutti conoscete. Buongiorno a tutti, grazie Presidente dell'invito. Oggi abbiamo assistito a interventi che mi hanno preceduto basati prevalentemente sul bilancio del 2013. Per noi il 2013 è stato l'anno del rilancio. Il nostro gruppo, privatizzato nel 2000, la prima compagine azionaria fino al 2006, non ha visto il contratto di programma previsto in sede di privatizzazione e anche l'attuale compagine azionaria che gestisce l'azienda dal 2007 ha dovuto attendere altri 6 anni e quindi solamente dopo 12 anni dalla privatizzazione a dicembre del 2012 finalmente è arrivato il tanto atteso contratto di programma. Contratto di programma che è diventato operativo a marzo del 2013 dopo la registrazione della Corte dei Conti. La mancanza di regole, l'assenza di meccanismi di remunerazione degli investimenti e il progressivo calo di competitività rispetto ai principali aeroporti europei nei primi 11 anni, tra il 2000 e il 2011, ha fatto perdere competitività al Paese e all'hub più importante del Paese, che è Fiumicino. Le tariffe nel 2012 a Londra erano di 54,1 euro, a Fiumicino di 16 euro. La media europea di 31,2, Fiumicino al di sotto di oltre il 90%. Finalmente, diciamo, è arrivato il contratto di programma,
ma purtroppo in questi 11 anni anche gli investimenti per passeggero sul Fiumicino valevano 2,1 euro, mentre nel panel europeo 6,5. Quindi i principali aeroporti europei in un periodo lungo hanno beneficiato di regole adeguate, di meccanismi di remunerazione efficaci rispetto a Fiumicino e rispetto anche ad altri aeroporti italiani, ed hanno investito nel miglioramento dei servizi e nell'adeguamento delle infrastrutture. Devo andare indietro. Il contratto di programma stipulato con ENAC, operativo come ho detto prima da marzo del 2013, ci ha dato stabilità e chiarezza di regole, è conforme alle migliori pratiche internazionali e alle regole dell'Unione Europea, c'è un coinvolgimento dell'utenza attraverso le consultazioni, noi addirittura, nonostante ancora la direttiva europea non sia operativa, già nelle ultime consultazioni invece che attivarle 60 giorni prima le abbiamo attivate 120 giorni prima come prevede l'emanando regolamento europeo. Siamo strutturati per un grande europeo aeroporto con prospettive di crescita significative basato su indicatori di performance e qualità. Quindi abbiamo un contratto chiaro, ognuno sa quello che deve fare con impegni precisi. Questo vale anche per gli altri due aeroporti, ovviamente Milano e Venezia, che hanno avuto un analogo contratto di programma. Cosa prevediamo di fare? Prevediamo le parti rosse, diciamo, di questa piantina, sono gli interventi che prevediamo di realizzare entro il 2021 su Fiumicino Sud, con un incremento degli attuali potenziali di passeggeri dai 35 ai 53 milioni, 4 piste, 180.000 metri quadri addizionali di superficie di terminal, 44 piazzole aggiuntive per sosta degli aeromobili, 39 loading bridge addizionali, 2 nuovi sistemi di smistamento bagagli e ulteriori parcheggi multipiano. Quali sono gli obiettivi del nostro programma? Garantire il rilancio e il completamento di sviluppo di Fiumicino Sud, potenziare lo scalo di Fiumicino attraverso l'espansione a nord, migliorare i livelli di qualità delle infrastrutture e dei servizi erogati, assicurare il rispetto per l'ambiente. Come tutti sapete, non tutti sono tifosi di questo progetto, soprattutto a livello locale, ma noi crediamo che è un progetto unico, il più importante a livello europeo, che può dare un significativo contributo allo sviluppo del Paese, all'economia ed anche all'occupazione. Quindi auspichiamo il supporto e l'aiuto delle istituzioni per fare in modo che questo progetto vada avanti il più rapidamente possibile. Per quanto riguarda l'impegno sugli investimenti, già il primo anno, che è stato l'anno di rilancio, siamo passati dai 53 milioni di euro di investimenti del 2012 ai 130 del 2013, con un piano ulteriore di sviluppo per quanto riguarda il 2014. Infatti gli investimenti per passeggero sono passati da 2,8 euro del 2012 e 7,4 del 2013 agli 11 euro previsti per il 2014, per ridurre il più possibile il gap con l'Europa in termini di investimento per passeggero. Abbiamo rilanciato immediatamente gli investimenti, come ha detto prima il Presidente Riggio. Nel corso del 2013 abbiamo riqualificato la pista 2, abbiamo riqualificato molte vie di rullaggio e molti piazzali, abbiamo completato la progettazione della pista 3 che contiamo di cominciare a risistemare subito dopo le vacanze estive. Abbiamo fatto interventi di manutenzione nei terminal per migliorare l'immagine ed il servizio reso al passeggero, con riqualifica di area controlli al terminal 3, ristrutturazione dei servizi igienici, ristrutturazione dei punti di imbarco al molo B. Abbiamo accelerato il progetto per quanto riguarda il cosiddetto molo C, attivando e accelerando gli investimenti, e abbiamo anche ovviamente rivisto, essendo un vecchio progetto, i servizi e le infrastrutture relative ai BHS. Ma non solo abbiamo lavorato sulle infrastrutture, ma abbiamo impresso una fortissima accelerazione per miglioramento della qualità.
Abbiamo avviato una serie di iniziative di forte discontinuità, riducendo i tempi di sicurezza. Ormai a Fiumicino si passano i controlli di sicurezza intorno ai 3 minuti, sono dati rilevati singolarmente, cioè ognuno di voi che ha il Bluetooth acceso, c'è un'antennina che quando arrivate all'inizio della rulliera vi prende in consegna e vi lascia quando vi rivestite alla fine della rulliera. Quindi è un dato puntuale che rileviamo su circa il 20-25% dei passeggeri, che sono quelli che generalmente hanno il Bluetooth e quindi sono in grado di essere monitorati. Abbiamo scommesso anche sulle pulizie, che non è il core business di una società aeroportuale, ma un elemento importante per l'immagine e per il decoro, e abbiamo internalizzato questa attività. Abbiamo avviato tutta una serie di presidi per il decoro e per la qualità percepita. Abbiamo ristrutturato, come ho detto prima, i servizi igienici. Anche questo sembra una cosa banale, ma è molto importante. Abbiamo avviato un piano significativo di terminal revitalization. Abbiamo ristrutturato tutti i puntini di imbarco del molo B e in questi giorni stiamo ultimando i primi due al molo G. Abbiamo attivato il wifi gratuito illimitato su tutto l'aeroporto dal mese di maggio. Abbiamo installato degli infopoint e nuovi servizi per i passeggeri. Abbiamo coperto tutto l'aeroporto di stazioni di ricarica per i telefonini. Abbiamo quindi attivato un programma di azione per ottenere immediatamente un riscontro tangibile in termini di qualità percepita, attraverso interventi che inizialmente non avevamo previsto e che abbiamo anticipato rispetto ai nostri programmi. Più in dettaglio, velocemente, nelle varie fasi con le quali si misurano l'erogazione dei servizi e quindi la qualità erogata e percepita nei confronti del passeggero, partendo dall'accessibilità, c'è una nuova segnaletica lungo l'autostrada di Fiumicino che dà anche i tempi di percorrenza per raggiungere sui pannelli dell'ANAS l'aeroporto. Abbiamo migliorato la mobilità interna rivedendo, ristrutturando e sostituendo tutte quante le navette. Continuiamo a dare la sosta gratis di 30 minuti agli arrivi e di 15 minuti alle partenze. Abbiamo ristrutturato il polo bus e proprio in questi giorni, insieme al Comune di Fiumicino e al Comune di Roma, stiamo lanciando la nuova ZTL e la nuova ZTC, che sarà un nuovo modo rivoluzionario per poter accedere in aeroporto. In prima linea, diciamo, lungo il terminal, potranno accedere solamente i taxi e gli NCC di Roma e Fiumicino e le auto delle forze di polizia e delle istituzioni autorizzate, mentre tutti gli altri andranno in seconda e terza linea per quanto riguarda le partenze. Per quanto riguarda invece gli arrivi, ci saranno dei punti kiss and go, cioè per salutare e accompagnare la persona che parte, che potranno essere utilizzati fino a un massimo di 15 minuti, oppure andare nel parcheggio breve sosta per 30 minuti gratuito e poi ovviamente liberare, diciamo, l'aeroporto. Quindi noi vogliamo garantire un'accessibilità sicura, rapida e gratis per tutti, purché dopo un quarto d'ora, diciamo, lasciano libero la propria postazione. Abbiamo fatto anche una serie di iniziative sui terminal inside, come ho detto prima, rinnovato la pavimentazione, ristrutturati la hall degli arrivi al T3, installati degli infopoint, migliorata la raccolta differenziata. Questa è un'altra attività per la quale siamo orgogliosi. Noi siamo il primo aeroporto europeo come raccolta differenziata. Abbiamo raggiunto al 31 maggio il 65%, abbiamo l'obiettivo del 70%, dietro di noi c'è Atene che è al 54%, tra gli aeroporti più importanti a livello europeo che poi adottano questi sistemi e li misurano. A Roma città siamo al 25%. Il nostro obiettivo è arrivare il prossimo anno almeno all'80%. Abbiamo risistemato una smistatrice bagagli, abbiamo migliorato ulteriormente l'impianto NET, l'impianto di smistamento bagagli, e questo è un altro elemento di cui non sempre i non addetti ai lavori percepiscono l'importanza. Fiumicino ogni 1000 bagagli ha solamente 8 bagagli disguidati in transito. Parigi ne ha 22, Monaco ne ha 20, quindi siamo anche in questa attività tra i migliori, diciamo, aeroporti europei. Stessa cosa riguarda il controllo sicurezza passaporti. Abbiamo in corso di definizione una convenzione con la polizia per incrementare in maniera significativa il presidio ai controllo passaporti, perché anche questo è
la porta del paese, ogni turista quando arriva il primo contatto ce l'ha al controllo passaporti e quindi sia in arrivo che in partenza stiamo lavorando insieme alla polizia e contiamo già sin dalle prossime vacanze estive di avere un significativo miglioramento. E stiamo anche sperimentando delle gate per poter monitorare elettronicamente sia i passeggeri in partenza che i passeggeri in arrivo. Siamo molto orgogliosi, come dicevo prima, anche dei tempi di security. Viaggiamo ormai sui 3 minuti, al di sotto dei 4 minuti, quindi siamo ormai a livello di Manchester, che a livello europeo è considerato il migliore aeroporto per quanto riguarda questa attività. Nella zona airside dell'aeroporto abbiamo fatto tutta una serie di interventi, di cui ho già parlato prima, ma quello più importante che abbiamo attivato recentemente è una nuova figura del terminal manager, per cui in ogni molo c'è un responsabile che è il padrone di casa, diciamo, di quella realtà dell'aeroporto, che deve garantire assistenza, che deve garantire qualità, che deve garantire erogazione dei servizi e miglioramenti continui in tempo reale. Altra attività importante, come dicevo prima, è stata quella di risistemare molti pontili e soprattutto anche alcune VIP lounge. Per prima c'è stata l'Alitalia e poi recentemente anche Emirates. Tutto questo sforzo, e vado verso la fine, ci incoraggia perché nel primo trimestre di quest'anno l'ACI, che tutti gli addetti ai lavori conoscono, nel fare la sua analisi sui 250 aeroporti al mondo e soprattutto su quelli europei, ci vede in significativo miglioramento. Noi fino all'anno scorso eravamo tra gli aeroporti europei al 10º posto, ci siamo posizionati nel primo trimestre di quest'anno, subito dopo i primi 5, con un valore di 3,71 e quindi ci siamo avvicinati in maniera significativa alla media europea che è di 3,87 e il trend del mese di aprile, di maggio e di questa prima settimana di giugno ci stanno portando molto molto vicini, se non addirittura superiori alla media europea. Quindi vuol dire che tutto lo sforzo che stiamo facendo, dovuto prevalentemente a questo nuovo schema, a questo nuovo quadro regolatorio che ha messo in moto gli investimenti, che ha impegnato, diciamo, la società di gestione aeroportuale con un bonus malus anche nei confronti dell'ENAC su attività che riguardano l'erogazione dei servizi, quindi la qualità erogata e percepita, comincia ad avere, diciamo, dei significativi risultati. Il traffico continua dopo, come è stato detto da vari interventi che mi hanno preceduto, che era andato in negativo sia nel 2012 che nel 2013, nei primi mesi di quest'anno, dopo una stabilizzazione, comincia a dare dei segnali di ripresa, anche significativa su alcune tratte. Stiamo viaggiando nel primo quadrimestre con un più 2,7 sull'extraeuropeo, 5,7 sull'Europa, 4,1 sull'extraeuropeo, 7,7 sull'Europa e una sostanziale tenuta sul domestico. Questi dati sono stati anche confermati con i risultati di maggio e anche con la prima settimana di giugno. Addirittura giugno, vedevo i dati questa mattina, fino a ieri sera Fiumicino sta viaggiando a più 8,2. Ovviamente sono solamente i primi giorni di giugno, ma le rotte verso la Russia, la Turchia, il Golfo, il Giappone, il Brasile, il Qatar e anche l'Oriente continuano a tirare e quindi noi ci auguriamo che possiamo, diciamo, considerare chiusa una fase e quindi dalla stabilizzazione passare rapidamente ad una crescita, quindi ancora più importante e determinante e disporre di questo quadro regolatorio certo che ci mette in condizione di fare gli investimenti. Siamo in tanti ad operare per migliorare questa qualità. Questa è una chart che mette insieme tra airside, terminal e landside tutti i soggetti che operano in aeroporto che non possiamo coordinare noi, non siamo l'authority come a Londra, quindi ognuno deve fare la sua parte, ognuno in termini di accessibilità, ognuno in termini di sicurezza, ognuno in termini di gestione dell'aeroporto, dei servizi, eccetera, eccetera. Però credo che ci siano tutte le condizioni, i primi segnali che stiamo registrando sono estremamente positivi per farci raggiungere questo obiettivo. Quali sono le prossime sfide? E chiudo. Allora, innanzitutto ci auguriamo che la persona che parlerà dopo di me, diciamo, anche se non potrà dare forse molte informazioni, però che il progetto su cui sta lavorando da tempo, che è il progetto di rafforzare
il nostro principale cliente, perché a Fiumicino 44% diciamo dei passeggeri, 44-45% è gestito dal gruppo Alitalia, quindi per noi, come ogni società che fa business, come ogni società che gestisce determinate attività, il principale cliente è il più importante. Quindi noi ci auguriamo che questo processo così complesso, difficile e lungo si possa concludere nel più breve tempo possibile, dia anche a noi certezza, oltre ad avere un quadro di riferimento di regole, anche avere un quadro di riferimento con chi dobbiamo sviluppare ulteriormente l'infrastruttura più importante del Paese. Certamente, senza nulla togliere al nostro miglior cliente e al nostro più importante cliente, noi continuiamo a operare anche con altri vettori, e non solo noi, ma anche gli altri aeroporti. Quindi diciamo che una parte del traffico che sta arrivando è dovuto anche ad altri operatori che credono nell'Italia, che credono su Roma, dove la componente leisure e il Papa continuano a tirare. Quindi certamente diciamo, ci auguriamo che il nostro miglior cliente possa cogliere al massimo tutte queste opportunità, ma certamente noi non stiamo fermi e quindi cerchiamo di catturare, diciamo, con le attività di sviluppo aviation, tutto quello che è il potenziale, diciamo, di Fiumicino. Però tutto questo non è sufficiente e vale non solo per noi, per Milano e Venezia, che hanno 3 contratti di programma in deroga, ma anche per tutti gli altri aeroporti che hanno già un contratto o che lo aspettano. Bisogna garantire tempestività per l'approvazione dei piani di sviluppo. Dobbiamo avere dei processi rapidi per l'implementazione. Cioè noi, per poter aprire un cantiere, abbiamo bisogno di 15 autorizzazioni. È la solita battuta che in tutti i convegni, cioè abbiamo bisogno di 15 autorizzazioni. Poi, una volta che arriva l'autorizzazione, dobbiamo fare la gara. Poi la gara, ci sono i ricorsi al TAR, Consiglio di Stato, poi c'è l'impresa che si aggiudica la gara che fallisce. Poi ci sono le prescrizioni durante la gara, l'ambiente, non l'ambiente. Cioè noi non riusciamo, nonostante tutto questo quadro che siamo riusciti a definire tutti quanti, a rispondere a quelle che sono le aspettative e gli obiettivi che ci siamo dati. Quindi è importante garantire l'implementazione di questi piani di sviluppo. Una delle soluzioni che noi stiamo portando avanti con l'ENA è quello dei lavori in house, che le norme e le contrattualistiche vigenti in Italia consentono, onde cercare di accelerare al massimo questa implementazione. Altrimenti Parigi, Orly, notizia della settimana scorsa, sta progettando un nuovo aeroporto, Istanbul ne sta realizzando un altro, cioè noi rischiamo che i voli dall'Asia, dall'Australia, arriveranno a Istanbul, a Parigi, piuttosto che a Dubai o ad Abu Dhabi. Non è casuale che, come diceva il direttore generale 40, la tratta più importante europea è la Roma-Parigi, la Roma-Londra e la Roma-Madrid, cioè sono tutte le fughe che Fiumicino, diciamo, ha subito negli ultimi 12 anni in assenza di regole, in assenza di un quadro certo. Abbiamo perso 3,5 milioni di passeggeri, quindi il Paese ha perso valore, la città ha perso valore, il turismo ha perso valore. Quindi tutti quanti dobbiamo fare la nostra parte affinché i 490 compagnie a cui faceva riferimento l'ingegner Sciacchitano, rispetto ai 190 del Nord America, la concentrazione delle top 5 sul 69% contro l'Europa del 45%, anche su questo chiediamo che alle istituzioni, e ci auguriamo che il piano, diciamo, nazionale degli aeroporti possa dare anche in questo senso un quadro di riferimento, una certezza di regole, evitando che da ogni aeroporto, consentitemi questa battuta, ma non per far polemica, ognuno possa raggiungere qualunque punto del pianeta. Cioè negli altri paesi europei ci sono 1 o 2 hub attraverso i quali poi il traffico intercontinentale arriva e parte. Noi per una competizione che spesso poi si limita a 1 o 2 voli all'anno, per dire 1 o 2 voli a settimana in alcune realtà, rischiamo di perdere opportunità e di non fare massa critica per poter, diciamo, dare un valore aggiunto al nostro sistema paese. Un altro elemento importante è, diciamo, garantire l'accessibilità agli aeroporti. Cioè noi oggi, chi vive a Roma, basta un tamponamento, basta un'autovettura che deve sostituire la ruota, che nelle ore di punta si creano 10 km di fila. In aeroporto, ho i dati di Fiumicino, il 30% lo raggiunge in treno, il 30% con auto private, il 20% con taxi, il 10% con bus e il 10% rent a car. Quindi diciamo il 70% va su gomma.
Significa che ogni giorno ci sono 200.000 persone, tra passeggeri, addetti ai lavori, operatori che vanno e vengono da Fiumicino, 100.000 che partono, significa che ci sono 70.000 autovetture, se c'è un passeggero per autovettura, lungo un asse che solamente dopo il raccordo anulare è a 3 corsie. Ora bisogna che qui le istituzioni, chi è preposto a pianificare, a programmare, cominci a pensare a queste cose, perché ogni milione di passeggeri in più significano migliaia in più di autovetture tutte le mattine, tutte le sere, e certamente non diamo un servizio ai nostri clienti che sono i vettori, ai nostri clienti che sono i passeggeri. Un altro elemento importante che mi preme richiamare è quello della ferrovia. Si è sentito parlare molto in queste ultime settimane sui vari articoli che riguardano l'operazione all'Italetiad dell'accessibilità. Ecco, Fiumicino ha un treno Leonardo Espresso ogni 20 minuti, noi stiamo lavorando con Ferrovie dello Stato, Moretti prima ed Elia che si è appena insediato, stanno lavorando affinché a breve si porti la frequenza a 15 minuti e stiamo anche lavorando sempre con Ferrovie o con qualche altro operatore affinché l'alta velocità possa arrivare a Fiumicino. Questo anche per dare un ulteriore servizio che i vettori e i passeggeri, soprattutto internazionali, oltre che nazionali, richiedono. Però è un elemento importante sul quale ogni aeroporto ha una sua esigenza, ogni aeroporto ha un suo progetto, ognuno deve fare la sua parte, altrimenti rischiamo che arrivano gli aerei ma non arrivano i passeggeri, arrivano gli aerei ma non arriva l'equipaggio. Chiudo dicendo che a queste sfide è importante anche l'aiuto, il contributo del sistema per quanto riguarda alcuni processi critici, dove la società di gestione aeroportuale non è l'attore principale, che riguarda il processo di handling, che riguarda il controllo passaporti, che riguarda l'accessibilità. Cioè ognuno che fa parte di questo sistema ci dobbiamo mettere intorno a un tavolo concretamente, non per fare un gruppo di lavoro, né per fare un gruppo di studio, ma per progettare come rispondere nei prossimi mesi, nei prossimi anni, al sviluppo del traffico che sicuramente arriva, perché i segnali che abbiamo, anche dagli incontri che si fanno nei vari routes, Europa, Asia, Sud America e Nord America, Roma, l'Italia, tira, tutti vogliono venire, ma c'è bisogno di un'infrastruttura moderna, c'è bisogno di un'accessibilità, c'è bisogno che tutto il sistema collabori e aiuti a questo sviluppo. Grazie. 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 Per gli altri aeroporti, noi giorno 27 a Palermo facciamo una riflessione sul rapporto tra l'aeroporto e il territorio, perché è chiaro che qui si è parlato di Fiumicino perché è fondamentale, ma esistono tanti altri aeroporti le cui condizioni sono qualche volta meglio, qualche volta peggio, e che è giusto che insomma vengano tenuti in conto da noi. Intanto la parola a Gabriele Del Torchio, amministratore delegato di Alitalia, come sappiamo. Grazie, buongiorno a tutti, un particolare ringraziamento al Presidente Riggio, è sempre un'utilissima occasione di confronto essere qua in queste giornate di presentazione del bilancio dell'ENAC. Devo dire che sono ammirato dai risultati che ha presentato ENAC, complimenti Presidente per i risultati anche economici oltre che qualitativi, e di sicurezza soprattutto della gestione del 2013, altrettanto all'amico Garbini per l'ENAV per quanto ha fatto e soprattutto questa visione di lungo termine e di grande innovazione. Ho colto molti stimoli nell'intervento di Nigero Lopresti, molti stimoli al miglioramento e molti stimoli anche ad un'analisi un po' critica della storia delle compagnie aeree in Italia. Quindi le infrastrutture funzionano bene, funzionano gli enti di controllo, funziona l'ENAC, funziona l'ENAV, funziona bene, molto bene l'aeroporto di Roma, è assolutamente verificabile giorno dopo giorno il miglioramento della qualità dei servizi che sono offerti da ADR. Quello che non funziona sono le compagnie aeree, cioè le compagnie aeree in Italia, caro Presidente, lo dico a tutti voi, sono tutte in condizioni estremamente difficili. Sono anni che le compagnie non riescono a generare utili. Il Gesù Sciacchitano ci ha dato un'indicazione del quadro europeo, ma se a quel quadro europeo restringessimo la vista
al quadro italiano la situazione è ben diversa e purtroppo molto peggiore. Molto peggiore per una serie di motivi. Innanzitutto, io credo che la riflessione sulle compagnie aeree e l'assoluto bisogno di un processo di ristrutturazione, di riorganizzazione, poi magari spenderò qualche minuto a parlare di quello che noi vogliamo fare, è davanti agli occhi di tutti. Però, guardate, il valore del settore trasporto aereo, quindi del fatturato che generano le compagnie aeree nel nostro paese, è veramente grandissimo. Stiamo avvicinandoci ai 20 miliardi di euro all'anno. Una grandissima opportunità economica, una grandissima opportunità valutaria per l'Italia, un'opportunità veramente fantastica. Ebbene, in questo scenario, le compagnie italiane rappresentavano il 44%, no anzi, rappresentavano il 65% solo nel 2009 e l'anno scorso hanno rappresentato il 44%, il che vuol dire che sul mercato domestico c'è stata una crescita esponenziale degli altri operatori non italiani. Gli operatori non italiani, badate bene, quindi il ragionamento non riguarda solo l'Italia, riguarda anche tutte le altre compagnie italiane, che certamente godono di fortissime asimmetrie competitive. È un dato di fatto che le asimmetrie competitive delle low cost, vuoi per il costo del lavoro, vuoi per disinvolte politiche di qualche aeroporto, vuoi per sistemi infrastrutturali che gli vengono messi a disposizione, sono diventate la maggioranza del mercato domestico. Se poi guardiamo l'intercontinentale, beh, la situazione è ancora più evidente, perché oggi le compagnie non italiane rappresentano l'87% del mercato intercontinentale. All'Italia ha delle colpe? Probabilmente sì, perché ha lasciato che il mercato dell'intercontinentale venisse dominato dagli altri, però è un dato di fatto che è una grande opportunità persa dal nostro Paese. E certamente noi siamo a favore della liberalizzazione, ci mancherebbe altro, è un discorso che non va neanche fatto. Il mercato è libero, come diceva il Presidente Grasso, le opportunità sono notevoli e i vantaggi di un mercato libero sono notevoli. Ma guarda caso, nelle altre nazioni d'Europa non è così. Il mercato è libero, ma guarda caso che i nostri vicini francesi, per l'85% le compagnie che volano in Francia sono francesi. Se poi andiamo a vedere cosa succede in Germania, scopriamo che in Germania quasi il 90% delle compagnie che volano sono tedesche. E così via, non vi tedio con i numeri. Quindi da un lato c'è l'assoluta necessità per l'Italia, come per le altre compagnie, di passare attraverso un doloroso, complesso, faticoso processo di ristrutturazione, ma dall'altra parte dobbiamo anche cogliere le opportunità che un mercato così grande ci può dare. Un mercato così grande ci può dare perché quando l'amico Lopresti parla di 1 milione di passeggeri, 1.100.000, lo diceva anche il presidente Riggio, che vanno a Parigi, è 1.100.000 passeggeri, forse non tutti, ma una quota rilevante. Sono passeggeri che vanno all'estero per prendere aerei e spargersi in giro per il mondo. E questo è un rischio notevole, è un rischio per le compagnie, ma è un rischio anche per il sistema Italia. E quando l'anno scorso mi affacciai, dopo pochi giorni che ero arrivato qui in Alitalia, dissi che l'opportunità fondamentale, la necessità fondamentale era quella di fare sistema. Oggi lo dico ancora a voce più alta, è indispensabile che compagnie, istituzioni, aeroporti, facciano sistema. Non è possibile che tutte le compagnie italiane siano in una situazione di profondo rosso. Non è possibile che gli handlers che lavorano negli aeroporti siano in rosso accentuato. A Fiumicino ce ne sono 3 che da un minuto all'altro potrebbero fallire. Non è possibile che il sistema, quindi domestico e intercontinentale, ma il sistema fissato nella nostra nazione abbia tutti questi problemi. Forse è necessaria una profonda analisi critica a tutela di una componente vitale. Guardate, noi abbiamo già perso molte cose in Italia.
non voglio fare polemica, ma guardiamo cosa è successo all'industria dell'auto. Da anni di grande dominio o di grande presenza dell'industria italiana, oggi contiamo percentuale di quota di mercato di automobili fabbricate in Italia modestissima. Io credo che il trasporto aereo, le compagnie aeree siano una grande opportunità e in quella direzione stiamo lavorando. L'idea di fare questa alleanza complessa intorno alla quale stiamo lavorando ormai da mesi, con l'aiuto anche delle istituzioni, con l'aiuto degli aeroporti, con l'aiuto di tutti gli operatori del sistema del trasporto aereo italiano, è un progetto molto importante. È un progetto che però, lo dico subito, perché alle volte leggendo tutti i titoli dei giornali non si ha la stessa percezione, è un progetto che vedrà mantenere la maggioranza dell'azionariato in Italia, o meglio in Europa, perché abbiamo anche una quota di Air France. Quindi non è che noi stiamo vendendo il nostro trasporto aereo, o meglio la nostra compagnia, a questi potenziali partner che stanno ad Abu Dhabi. No, noi vogliamo allearci con loro, perché in un mondo che si sta sempre più concentrando, con logiche che erano quelle che ci ha presentato l'ingegner Sciacchitano, di concentrazione del trasporto aereo, di eccessivo numero di compagnie in questo momento presenti nel panorama europeo, una delle poche maniere per uscire è quella di mettere a fattor comune i vantaggi, di mettere a fattor comune le sinergie e di lavorare molto per ottenere anche una risorsa che, ahimè, è abbastanza rara, che sono i capitali. Io credo che se noi riusciremo a completare questo percorso, sono naturalmente fiducioso e positivo e credo che ormai ci vorranno solo qualche settimana per concludere gli accordi, beh, avremo anche dato un altro segnale per l'economia italiana, cioè il segnale che in Italia capitali stranieri molto selettivi nei loro investimenti abbiano ripreso ad arrivare in dimensione molto importante. L'ho detto e l'abbiamo scritto, l'ho visto scritto sui giornali, stiamo pensando a un investimento di 560 milioni di euro, che mi pare una cosa molto importante, che va nella direzione proprio del rafforzamento della compagnia, lasciatemelo dire, di bandiera, ma non perché siamo pubblici, perché c'è il tricolore italiano sul timone, è comunque un primo passo importante di rafforzamento del sistema che è già forte, perché l'ENAC è forte, l'ENAV è forte, gli aeroporti sono forti, le compagnie no. Quindi questo può essere davvero l'inizio di una ripresa significativa a favore dell'Italia, a favore di tutti coloro i quali hanno creduto in Alitalia e delle altre compagnie. Grazie. Bravo. Allora, adesso abbiamo la conclusione. Il Presidente Meita si scusa, ma è trattenuto in una riunione, d'altra parte il Presidente della Commissione dei Trasporti, ma manderemo a tutti, come sempre facciamo, il rapporto. E vorrei che adesso Giacomo Aiello tirasse le conclusioni a nome del Ministro, che non è qui, ma è come se ci fosse, diciamo, no? Perché ci segue con grande attenzione. Io vi invito a riflettere molto, intanto saluto anche l'amministratore delegato di Meridiana e mi pare di intravedere anche Franco Becci, cioè, e qui abbiamo finito con il sistema delle compagnie italiane, perché queste sono, e sono, io lo denunzio da 3-4 anni, in una situazione drammatica, per le loro eventuali deficienze, ma anche perché, come tu dicevi, la concorrenza è assolutamente asimmetrica e sbilanciata. Io scrissi al Presidente Monti lamentando che operasse qui una compagnia che non pagava le tasse in Italia e che in Irlanda aveva un sgravio fiscale che la metteva in condizione assolutamente, in più i contributi degli aeroporti. Su questo il Ministro adesso è intervenuto, però questo è il tema. Non possiamo ovviamente violare i regolamenti, e appunto dicevo a Camanzi qui 240 compagnie, troppe, ma chi lo stabilisce? Il mercato ha le sue regole, però che ci sia almeno la possibilità di correre alla pari, questa non c'è, e quindi è un grande problema, ma Giacomo ha le idee chiarissime, lo ringrazio per tutta l'attività che fa da sempre, non alludevo a quella famosa battuta, lui ha veramente le idee chiare perché ha sempre lavorato in questo settore, è sempre stato vicino a noi, è importante che sia capo di gabinetto perché sapete, i ministri hanno mille cose ovviamente da fare, ma che il capo di gabinetto segua un settore così delicato è molto importante, lo ringraziamo. Grazie a voi, grazie a te Presidente per avermi dato l'opportunità di accompagnare le conclusioni di questo incontro. Mi dispiace che non sia presente il Presidente Meita perché avrebbe sicuramente avuto la possibilità di aggiungere argomenti interessanti, perché
molti aspetti che riguardano questo settore sono all'esame del Parlamento e altri lo saranno tra poco tempo, speriamo già a partire dal decreto competitività. Il bilancio sociale di cui oggi abbiamo discusso rappresenta effettivamente un momento significativo, perché è il momento nel quale si mette l'ente, l'ENAC, in rapporto con tutti gli altri operatori del settore, presentando quelle che sono le conclusioni della propria attività in rapporto a quelli che erano gli obiettivi programmatici che aveva assunto. E quindi è un momento che io considero molto importante di assunzione della responsabilità nei confronti degli operatori del settore. E mi pare che la presentazione del bilancio sociale dell'ENAC oggi abbia riscosso non solo l'attenzione, perché questo è del tutto normale, ma abbia trovato una serie di riferimenti negli operatori del settore che hanno voluto comporre come un mosaico l'insieme delle situazioni che si stanno verificando. Quali sono queste situazioni che si stanno verificando? Abbiamo capito che l'anno 2013 è stato un anno parzialmente negativo, non sto parlando ovviamente dell'ENAC perché dopo mi soffermerò su questo, ma è stato un anno parzialmente negativo per gli effetti della crisi che è iniziata nel 2008, che ha continuato a mordere le finanze italiane anche nel 2013, con diminuzioni dei livelli di traffico sia per i vettori sia per le gestioni aeroportuali. Però, per fortuna, è iniziato il 2014 e io sono moderatamente ottimista e mi spingo a ritenere che il 2014 sarà un anno di svolta. Perché dico questo? Perché c'è una serie di fattori che vanno effettivamente a produrre, a mio avviso, i loro effetti. Prima di tutto, il quadro regolatorio. Qui saluto il Presidente dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, che sta facendo un grandissimo lavoro proprio sul settore delle tariffe aeroportuali, e prossimamente l'autorità elaborerà i modelli tariffari sui quali poi si dovrà innestare quella procedura approvativa di contratto che consentirà ai gestori aeroportuali, che non sono i tre che abbiamo nominato prima, cioè Venezia, Roma e Milano, ma tutti gli altri, di poter applicare nuove tariffe, così dando luogo agli investimenti. Stiamo ragionando con il Ministero dell'Economia su quelle che sono le formule più veloci, più efficaci per consentire la celere conclusione di questo procedimento, perché è nostro interesse comune, condiviso a livello governativo, che le tariffe partano immediatamente e che quindi i gestori possano svolgere appieno la propria attività. Quindi un anno significativo dal punto di vista regolatorio. Questo per quanto riguarda la regolazione. È stato un anno significativo il 2013 per quanto riguarda le novità normative, perché le ricordo brevemente, c'è stato un prolungamento del fondo volo, c'è stata una drastica diminuzione del cuneo fiscale, c'è stata la previsione dell'adozione di linee guida proprio per eliminare quelle asimmetrie competitive a cui faceva prima riferimento l'amico del Torchio. Il provvedimento è pronto ed è di prossima emanazione. E poi c'è stato un intenso lavoro che il Ministero ha svolto con l'aiuto dell'ENAC per definire il piano nazionale degli aeroporti, che dovrebbe vedere la luce fra poco tempo. Questo piano degli aeroporti, tutti ormai lo sanno, punta a favorire le aggregazioni, punta a favorire una gestione più consapevole dell'attività economica nel settore aeroportuale, perché non si passa oltre se non c'è un piano industriale e un piano economico-finanziario della gestione aeroportuale credibile. Sembra la scoperta dell'acqua, ma in realtà è proprio quello che forse fino ad oggi è mancato, ed è mancato fino a pochi giorni fa, se noi abbiamo un aeroporto che è stato aperto con le solite fanfare e di rito e che in due mesi di apertura mi pare che abbia generato 9 o 19 passeggeri, non ricordo con precisione il numero, ma diciamo che la sostanza non cambia di molto.
È un anno di svolta, torno a ripeterlo, avremo ancora un altro passaggio fondamentale che è la privatizzazione dell'ENAV, che obiettivamente è un service provider che in questo momento genera profitti, che non li genera solo da quest'anno ma anche in quelli precedenti, è un gioiello nazionale ed è un gioiello sul quale il governo tutto intende scommettere. E avremo anche un passaggio importante sull'aeroporto di Milano, perché sta per iniziare la privatizzazione, ci sarà proprio da oggi, credo, la liquidazione di SEA Handling e Airport Handling, un nuovo operatore, sta acquisendo commesse nell'ottica della privatizzazione, così come ci richiede l'Unione Europea. Abbiamo effettivamente situazioni di crisi per quanto riguarda il settore del landing aeroportuale, che non vi ricordo nel dettaglio, anche perché hanno dato purtroppo luogo a forme di sciopero estremamente gravose per tutti gli utenti del settore. Però è importante che in questa fase il livello di conflitto sociale sia il più basso possibile. Quindi uno sforzo e una responsabilità particolarmente onerosa, noi la sentiamo come tale, sarà quello proprio del governo di cercare di stemperare, di trovare i punti di mediazione quando magari questi si stentano a trovare nel rapporto, nelle relazioni fra parte datoriale e prestatori di lavoro. All'Italia è l'altra svolta che noi ci aspettiamo da questo 2014. Nel frattempo finalmente il legislatore scopre la necessità di finanziare la promozione del Made in Italy all'estero, ce l'abbiamo fatta, con un fondo di 13 milioni per quest'anno e 15 mi pare per l'anno prossimo, per cui le ambasciate effettivamente cominceranno a lanciare in maniera unitaria il nostro paese. Anche questa sembra una scoperta dell'acqua calda, ma diciamo che ci stiamo piano piano arrivando, così come è intenzione del governo prorogare il cuneo fiscale, la riduzione del cuneo fiscale anche per l'anno 2015 e l'anno 2016. Sono tutte situazioni nelle quali i cosiddetti requisiti di sistema, così li abbiamo battezzati, devono necessariamente andare a incoraggiare che cosa? E qui mi avvio rapidissimamente alla conclusione. La possibilità di un mercato regolato e bilanciato nel quale c'è parità di trattamento, nel quale tutti gli imprenditori capaci, perché ce ne sono tantissimi anche nel nostro paese, abbiano l'effettiva possibilità di produrre benessere, ricchezza, intanto per le imprese che rappresentano, ma anche poi come effetto indiretto per il nostro paese. Io credo che quello che noi abbiamo fatto nella fine del 2013 e nell'inizio del 2014, con un livello di intesa e di collaborazione straordinario con l'ENAC, con l'ENAV, con l'Autorità di Regolazione dei Trasporti, col Ministero dell'Economia, devo dire anche con gli operatori del settore, con i quali qualche volta, dai quali qualche volta ci dividono le visioni. Noi abbiamo una visione che è un po', tende ad essere un po' più oggettiva, loro naturalmente apprezzerebbero magari delle fughe in avanti per i settori di interesse, però devo dire che il livello di collaborazione è stato elevatissimo. E forse anche per questo, anche con molto senso di responsabilità, i sindacati lo hanno percepito e al di là della normale conflittualità sociale, dobbiamo dire che è stato un periodo di relativa calma. Questo è un segno che probabilmente tutti possiamo interpretare come positivo. Quindi dobbiamo continuare a lavorare, avendo nell'ENAC un punto di riferimento importante dal punto di vista tecnico, safety, security, e sono sicuro che il 2014 ci riserverà qualche grande soddisfazione. Grazie. Grazie. Allora, grazie a tutti per la partecipazione. Non abbiamo sforato, più o meno. E, io volevo fare presente che oltre all'Italia, appunto, Meridiana è impegnata in una colossale opera di ristrutturazione, anche finanziaria, con difficoltà, che Pecci sta resistendo, cioè che c'è un settore italiano che non vuole abdicare. Più difficile trovare le ricette, insomma, no? Però la volontà di tenere in piedi in Italia una
struttura adeguata nell'industria e quindi avere degli aeroporti che siano sufficientemente attrezzati è l'impegno nostro e per quanto ci riguarda cercheremo di portarla avanti. Buona giornata a tutti.